Tutto Fu 2023, siamo nello stand del Consorzio Parmigiano Reggiano, siamo con Fabrizio Raimondi, responsabile relazioni esterne. So che avete una buona notizia, sono i primi dati del trimestre, corretto? Assolutamente sì, dopo un 2022 decisamente positivo, perché abbiamo raggiunto un volume di fatturato che ha sfiorato i 3 miliardi di euro. I primi tre mesi del 2023 confermano questo trend positivo, quindi c'è un più 3,9% di vendite, e anche se c'è una leggera flessione sui mercati internazionali, l'Italia sta dando ottime soddisfazioni. In particolare la GDO cresce di oltre il 20% e il normal trade più del 10%, quindi insomma siamo ben soddisfatti, perché considerando la congiuntura, l'inflazione, il caro energia, il caro delle materie prime, questi dati sono confortanti. Sono confortanti e come confortante devo dire l'affluenza che si vede in fiera. Tanti buyer, tanti contatti avete avuto? Allora, la fiera è appena iniziata, ma abbiamo un fitto calendario di incontri. Tutto Food per noi è una vetrina importantissima, perché è una piattaforma internazionale, quindi abbiamo in previsione di incontrare buyer, ma anche nostri caseifici, operatori addetti ai lavori e quelli che noi chiamiamo valorizzatori, che sono i commercializzatori del Parmigiano Reggiano. Quindi senza dubbio ci apprestiamo a giornate molto ricche e intense. Bene, un augurio per il futuro, un target per il futuro? Allora, l'augurio per il futuro è quello di riuscire a superare questa fase di crisi, questa congiuntura negativa, perché le nostre aziende hanno retto molto bene a quello che è capitato nel mondo, all'inflazione, a tutto quanto, però è per noi importante che continuino a mantenere quella remuneratività che è essenziale per il buon andamento del comparto. Finora le cose insomma stanno andando bene, ci auguriamo che in questo anno di sfide il trend continui in questo senso. E ovviamente a questo aiuta la qualità del prodotto. La qualità del prodotto è l'amore che i consumatori continuano a dimostrare nei confronti del Parmigiano Reggiano, che come dice il nostro presidente Bertinelli è molto più di un pezzo di formaggio, incarna i valori del Made in Italy, e anche nei periodi di crisi, come in occasione del lockdown, dell'aumento dei costi, il consumatore non ha mai rinunciato ad avere nel frigo una punta di Parmigiano Reggiano. Bene, grazie. Grazie a voi.